oggi abbiamo fatto questa gara, siamo partiti da Roma sperando di arrivare a Ostia e vedere il mare, invece arrivati a Ostia sentiamo l'odore ma il mare non lo vediamo. Non lo vediamo perché c'è un lungo muro. Allora diciamo che il nostro messaggio è a tutti i cittadini di Ostia affinché anche loro difendano il loro territorio e combattano contro questo lungo muro. Allora noi ci chiediamo che venga ripristinata la legalità, cioè qui a Ostia c'era un PUA, che è un piano di utilizzo arenili, che è stato approvato nel 2005 dal Consiglio Comunale. Questo PUA prevedeva, tra le varie cose, allora, ad esempio, che fossero eliminate tutte le barriere che impediscono l'accesso e la fruibilità alle persone che hanno una disabilità al mare, quindi le passerelle o strutture che insomma consentono alle persone che hanno una disabilità di arrivare fino al mare. Il PUA prevedeva appunto sull'onda della legge 104 del 92 l'abbattimento di tutte le barriere che precludevano l'accesso. Poi era previsto in questo PUA che entro 5 anni si provvedesse a un riequilibrio tra le spiagge libere e le spiagge date in concessione, perché qui a Ostia in questi 9 chilometri abbiamo ben 67 concessioni e praticamente non ci sono spiagge libere, sono pochissime, e laddove c'è la spiaggia libera in metri quadrati di superficie è pochissima, perché sono le spiagge quelle più corte, più strette diciamo. E sentiamo qualche altra persona che sta qua. Ci sono delle persone, una persona con la barba, chi è? Siamo venuti a fare il tifo per Maria Laura, perché lei ha corso per un sogno, come ha scritto sulla sua pettorina, ha corso per il sogno di abbattere questo lungo muro. In effetti in altri comuni che non siano Roma ci sono stati comuni virtuosi che hanno fatto dei nuovi bandi di gara per assegnare le concessioni. No, le nostre concessioni qui a Ostia sul litorale romano sono ferme e sono prorogate automaticamente fino al 2020. Abbiamo chiesto e chiederemo al sindaco Marino, il quale ci aveva assicurato ormai ben più di un anno fa che avrebbe abbattuto il lungomuro, chiederemo che faccia dei bandi di gara di evidenza pubblica come hanno fatto altri comuni virtuosi, e contro i quali comuni virtuosi grazie al sostegno, all'appoggio anche economico dell'Associazione dei Balneari, della Federazione dei Balneari, sono stati fatti i ricorsi al TAR, cioè quelli che hanno perso la concessione per inadempienze, hanno fatto ricorso al TAR. Il TAR a sua volta, sia quello della Lombardia sia quello della Sardegna, hanno rimandato il tutto al Consiglio d'Europa. Noi in Europa siamo presenti con già 2 ricorsi alla Commissione Europea, un terzo è in preparazione. È evidente che tutto quello che sta succedendo a Ostia, anche soltanto le piccole brecce di luglio scorso, ma anche qualche movimento che adesso si dice che si voglia far abbattere questo lungo muro, aprire nuovi varchi, il merito è dei radicali. Ovviamente la corsa invece a chi si accaparra il merito da altre parti, a cominciare dai Verdi, ma anche i 5 Stelle hanno fatto tantissime dichiarazioni. Semmai i cittadini romani vedranno il mare a Ostia è merito principalmente dei volontari, dei militanti radicali di Mare Libero, l'associazione di Franco Giacomelli e di altri compagni, e appunto la nostra presenza ovunque e comunque possiamo, che è garantita almeno per l'informazione dei cittadini, anche se magari non otteniamo i permessi per manifestare, ma almeno l'informazione ai cittadini con un piccolo cartello riusciamo a darla. Poi vedremo se si applicherà non solo quello che è in preparazione, il piano utilizzo arenili in preparazione, ma quantomeno che si applichi quello del 2005. Sicuramente Maria Laura, che è la più combattiva anche da un punto di vista legale di noi, ha spiegato quali erano le tracce su cui ci stiamo continuando a muovere. Speriamo che appunto anche altri radicali, anche a livello nazionale, facciano proprio questa battaglia, perché è una battaglia non solo nazionale ma anche sovranazionale e appunto transnazionale, come piace dire a noi. Ci siamo rivolti a Obama, abbiamo chiesto l'aiuto dei Marines se vengono qui ad Ostia a darci una mano. Abbiamo fatto anche un appello a chi l'ha visto, perché qui la gente, i turisti eccetera, vengono a Ostia sul lungomare, trovano il lungomuro e si interrogano e chiedono appunto chi l'ha visto.
Quindi stiamo facendo appello a tutte le forze, anche europee, eccetera, eccetera, per aiutarci, perché riusciamo ancora a capire, a trovare il mare. Qui la gente, turisti, vaga appunto sul lungomare, sul lungomuro, con la speranza di un giorno di incontrare il mare.